Storie di vita, di integrazione, di gioia, dolore e del quotidiano dei giovani studenti diventano la trama di un lungometraggio realizzato interamente dai ragazzi, al contempo autori e attori. Sotto la sapiente regia di Vincenzo Ardito, gli studenti dell'Istituto Elena di Savoia, Piero Calamandrei, hanno dato vita al film Sguardi. È stato un percorso lungo che è durato più di un anno, un percorso inserito nel progetto appunto Cinema per la Scuola, finanziato dai due ministeri, ed è stato, diciamo, per me è stata un'emozione molto particolare, perché io sono anche un ex studente di una delle due scuole della Calamandrei. Io non ho fatto nient'altro che esprimere le mie emozioni in diretta, ecco. Sarà una storia su di me, la mia integrazione con gli altri ragazzi. La trama parla di tante storie diverse, ma è comune a tutte, che sono appunto raccontate da giovani e quindi dal punto di vista di noi giovani. L'esperienza è stata comunque molto stimolante. Alla proiezione hanno preso parte anche il sindaco di Bari, Antonio De Caro, l'assessora regionale al welfare, Rosa Barone, e l'assessora comunale, Paola Romano. Ma per chi amministra dovrebbe essere, le nuove domande che arrivano dai ragazzi dovrebbero essere la parte più importante dell'azione amministrativa, trovare risposte nuove a domande nuove che arrivano dalla comunità, in particolare dalla comunità giovanile. Sono le persone su cui dobbiamo investire per il futuro. Il linguaggio cinematografico mette insieme, assembla tutti i codici linguistici, tutti i codici di comunicazione, linguistico, iconico, sonoro, gestuale, e consente, praticandolo, di acquisire una serie di competenze che potremmo dire di cittadinanza, la cui assenza non fa essere parte del consesso civile.